buongiorno. Ciao Rosa. Come stai? Ti dico che quando finirà questa settimana mi mancherai. Anche tu un pochettino. Va Ormai bene. è un appuntamento quotidiano e prima o poi ci vedremo anche dal vivo. Certo, il primo e 2 ottobre, come ho già condiviso la slide, anche voi ci sarete, spero che di persona, che non si trasformi di nuovo in digitale, che questo coronavirus ci Assolutamente permette sì. di vederci. Negli ultimi giorni tu hai parlato di questo evento, io non ho avuto l'occasione, ma vorrei annunciare che anche noi faremo parte di questa iniziativa perché ovviamente ci fa piacere contribuire in qualche modo e per cui niente, volevo dare questo là e dire anche noi ci siamo. Bene, ormai si è creata una task force, che non so se per voi è un bene o un male, te lo dico. Vabbè, per noi iniziamo un pochettino a soffrirne, perché dormire 4-5 ore a notte, lavorare invece 16 al giorno è un pochettino faticoso. Però ce la facciamo, Dalle soddisfazioni, dai. quello che stiamo creando sicuramente ne vale la pena, per cui siamo felici così. Grazie, bene. Ti Allora, do anche. io dico sempre, comincio il mio intervento, io lavoro all'Università di Bari, non l'ho mai detto in questi giorni, infatti il mio responsabile mi ha messo un po' in evidenza, mi scuso di questa mancanza, ho dato più spazio ai miei relatori, ai miei ospiti, perché mi sembra giusto e corretto così. Comunque, il primo e 2 ottobre, il primo festival di crowdfunding a sud all'Università di Bari, Proban è uno dei nostri maggiori sostenitori. Dovrebbe esserci, vi annuncio, Timmy, con la quale sono in stretto contatto, e altre grandi aziende che ci hanno lasciato un po' così, tipo Mamma Crowd, purtroppo dopo l'avvento della pandemia. Comunque, adesso ecco da questa slide, quindi questa, e vedo che c'è la mia amica Francesca. Ciao Rosa, grazie. Tutto bene? Un saluto a tutti quanti. Oggi poi facciamo un auguro speciale perché oggi è il 22, la giornata della Terra, il numero della rinascita. Quindi grazie a Rinascita Digitale, grazie a te e a tutti quanti. Bene, infatti Francesca quando l'ho invitata ho detto guarda, scegliamo insieme un giorno e lei ci vuole 22 e aveva ben in mente il significato di questa giornata. Esatto. Allora, oggi sarà un intervento a tre, ho il piacere di ospitare ben tre relatori, quindi una relatrice e due relatori. Lei è Francesca Materasso, poi aspettiamo Valentino Magliaro e poi ci sarà Pirola, che è Fabio Pirola, che ci parlerà dell'esperienza diretta, mentre Valentino ci parlerà un po' di impatto sociale e la mitica Francesca invece ci illustrerà una sua idea, un suo progetto, un suo sogno che ha trasformato in qualcosa di pratico. Chi è Francesca? Francesca, vabbè, ti è capito che siamo amiche, ma io ho invitato in questo momento, in questa settimana, tutti amici e amiche. È una donna che si rimette in gioco, cioè prima ha seguito una strada e poi ha detto stop, adesso mi rimetto in gioco, voglio seguire un mio sogno che avevo dentro. E incomincia a studiare con un percorso di digital fundraising alla scuola di Icon dell'Università di Bologna di Sede di Berlino, e poi ha incominciato quindi a seguire questa nuova strada, e noi ci siamo incrociati al festival fundraising, ed è lì, diciamo che non ci siamo più divise praticamente. E lei mi ha sempre parlato di questo progetto che coinvolge delle anime pure, potrei definire. Che ne dici, Francesca? Quindi diciamo che coinvolge il nostro futuro, giusto? Esatto, cioè, il titolo è Kickstarter. Chi sono? Parlaci un po' di questa tua idea, di questo tuo progetto, degli attori che hai coinvolto, che hai reso protagonisti, delle difficoltà che hai incontrato, dei miglioramenti che hai potuto Ciao Valentina, il tuo sì, l'hai futuro. sentita. E quindi niente, parlaci un po' di questa tua idea progettuale, vai.
Francesca. Allora, il Fraser, come hai detto tu, è nato proprio da una mia passione, da una mia forza, che sono i miei figli. E mi sono resa conto, durante proprio il mio studio alla Fundraising School, di quanto l'Italia abbia bisogno di cultura del dono. E la cultura non è soltanto aprire un libro e studiare, ma è viverla. Viverla e capire l'importanza che tutte le nostre azioni hanno quando noi doniamo. E il nostro dono dove va a finire e come va a finire. E quindi io ero consapevole di questo e l'ho studiato, però se il nostro futuro, cioè i nostri bambini non lo imparano, non lo vivono, non lo sentono, è difficile. E quindi sono partita dai miei figli e ho detto provo a insegnare a loro l'importanza delle loro azioni, l'importanza che è il dono. E così ho iniziato. Infatti il mio CDA, se magari iniziamo le slide oppure non importa, fa lo stesso, sono proprio Benedetta e Giuseppe, i miei due bambini. Qual è qua, quale tua slide? Questa. Eccoli, il mio futuro. Vai. Eccoli qua, i miei bambini, ecco. Questa è la prima slide appunto che ho rappresentato con una valanga. Perché? Perché questo coronavirus oggi ci ha colpiti tutti come una valanga, ha colpito anche loro, i nostri bambini. E, però da una valanga poi c'è sempre anche una nascita, una crescita, una forza, un'energia. E proprio attraverso questo progetto tutti gli studenti che lo vivono capiscono questo, capiscono l'importanza delle loro azioni e anche delle loro relazioni. Come hai detto tu, Rosa, noi ci siamo conosciute e abbiamo continuato a crescere insieme. E questo progetto cresce anche grazie a tutte le relazioni che ho avuto e a tutte le persone che mi hanno detto credi in te, come mio amico Cristian, la mia amica Steffi, la mia amica Arianna, come te, come Rossella e come il mio team, tra virgolette, che è fatto proprio con Valentino Magliaro, che è diventato nostro ambassador, Mariana Martinoni, Fabio Salvatori e i due presidi che hanno creduto e hanno detto sì, noi vogliamo che le nostre scuole vivano questo progetto, vogliamo dare questa opportunità. E attraverso questo progetto, che io non amo chiamare progetto, ma amo chiamare esperienza, esperienza di vita, eccoli là, il mio CDA. Come si può non avere un CDA più bello dei ragazzi? Degli studenti, dei bambini. È un CDA puro, è un CDA che ha visione, è un CDA coraggioso, è un CDA che si mette in gioco e quindi può dare il massimo. Nel fundraising quante volte tutti quanti parliamo dei CDA, che difficili che sono, no? Perché non si mettono in gioco. Invece in Kidsraiser il CDA è la forza. I ragazzi si trasformano veramente in un impresa sociale, la vivono e capiscono che le loro azioni sono fondamentali e che è loro la responsabilità. Francesca, tu hai avuto la pazza idea di coinvolgere, di prendere dei bambini, poveri bambini innocenti che stavano lì a giocare e gli insegni di far parte di un consiglio di amministrazione e fai di più, cerchi anche di responsabilizzare. È certo, perché loro devono capire che è una responsabilità, le loro azioni sono una responsabilità verso loro stessi, verso i loro genitori che si impegnano a mandarli a scuola, verso i loro docenti e verso tutti gli studenti che arriveranno e tutte le persone che incontreranno nella vita. E non è facile, Rosa, eh? Non è facile per nessuno, però come dice Sebastiano Zanolli, bisogna allenarsi, bisogna fare le flessioni. E poi come dice Manuel Caviglia, che oggi è il mio tutor, perché io sto ancora studiando, no? Per migliorare questo progetto, questa esperienza con i ragazzi. E Manuel Caviglia di Six Second dice, dobbiamo allenarci subito, la nostra intelligenza emotiva, la nostra forza va allenata. E questo progetto è anche questo. I ragazzi... Quindi... Francesca, quindi quando mi si viene chiesto, ti si viene chiesto quando posso diventare fundraiser, tu sei la dimostrazione che è quando lo desideri, cioè se tu comunque avevi fatto un percorso, ti sei laureata, avevi, insomma, eri prestato in un altro mondo e adesso invece ti trovi a parlare di fundraising e in modo particolare rivolto ai bambini. Spieghiamo un po' meglio di che cosa si tratta.
Poi Rosa, io vorrei sottolineare una cosa. Io con i bambini non parlo solo di fundraising, in senso di fundraising come definizione classica, no? Di raccolta fondi. Io parlo di loro proprio della magia del dono, della cultura del dono, di quanto il dono è importante. E noi come motto abbiamo proprio il dono libera tutti. Donare fa bene a chi dona e a chi riceve, e tutto il nostro sapere va condiviso, altrimenti non serve a niente. Io dico sempre, vero bambini, ragazzi, perché poi il progetto tocca tutte le scuole, dall'asilo, come abbiamo sperimentato anche da te a Bari, alle scuole superiori. E io mi auguro e mi auspico diventi veramente una best practice, una pratica in tutte le scuole, in tutte le didattiche. E quindi, tornando e raccogliamo i frutti, no, di questo progetto, noi parliamo di cultura del dono. I bambini insieme decidono un dono da fare ai bambini che verranno nella scuola e ai bambini della scuola. E quindi la loro presenza poi rimarrà sempre, il loro agire rimarrà sempre in quella scuola e nei cuori delle persone che incontreranno il loro dono, ok? E loro decidono le azioni da fare, le mettono in pratica con le competenze che hanno acquisito negli anni di scuola dai loro maestri, dai loro professori. Infatti è un progetto trasversale che tocca tutte le materie e insieme fanno il loro piano strategico. Decidono il dono, scusa, fanno il loro piano strategico e lo realizzano. La responsabilità è loro. Io, insieme ai docenti, diamo loro gli strumenti, diamo loro le nostre competenze, ma loro poi lo trasformano in azione e capiscono quanto le loro azioni sono importanti e capiscono quanto le loro relazioni sono importanti e danno un valore. Quindi l'utilizzo del denaro non come mezzo fine a se stesso, come hai scritto tu nelle slide. È fondamentale infatti anche questo passo del progetto, perché loro e tutte le persone vicino a loro capiscono che il denaro non è un fine a se stesso per una cosa propria nostra, ma è per realizzare qualcosa che sia utile a tutti, è un bene rigenerativo e che viene usato per scopi sostenibili e condivisibili proprio nel luogo dove loro imparano a diventare adulti. La scuola non viene più vista come uffa, devo andare a scuola, uffa, qui costruisco il mio futuro. La scuola è importante, tutto sempre attraverso rispetto, fiducia, consapevolezza, coraggio. I bambini della scuola San Domenico Savio di quarta elementare hanno anche realizzato un video e le loro parole chiavi erano coraggio, forza, fiducia, condivisione, gentilezza, cuore, cervello. Loro avevano deciso di marciare in queste parole e hanno coinvolto tutti. Tutti i loro talenti, Rosa, vengono gestiti da loro stessi. Non c'è invidia. E attraverso proprio l'allenamento, i momenti di tensione si gestiscono, perché lo scopo delle nostre emozioni è quello di raggiungere il nostro obiettivo, il nostro dono. Quindi non abbiamo tempo da perdere, perché il tempo è prezioso, la nostra timeline è preziosa, non abbiamo tempo da perdere e quindi dobbiamo insieme gestire tutte le nostre emozioni per raggiungere l'obiettivo e gestire i nostri talenti. Non esiste l'invidia, tu sei più bravo, no? Ma esiste, tu sei più bravo, fallo tu allora, così poi io riesco a fare meglio il mio. Perché Rosa, noi non possiamo permetterci di trovare di fronte ai nostri figli, e i nostri figli non devono essere persone egoiste del loro talento o invidiose degli altri talenti, ma saperli sfruttare anche quando diventeranno grandi. Cioè i ragazzi capiscono e allenano tutte le loro emozioni, le loro capacità. Scusami, andiamo un po', voglio dire una cosa, chiaramente è un approccio nuovo che tu hai portato, poi parleremo anche dove l'hai portato, quindi non anticipo la scuola dove tu hai avuto la possibilità di esprimerti. Io ti chiedo, qual è stata la difficoltà maggiore per entrare in contatto con gli studenti? Soprattutto ricordiamo a chi ci sta ascoltando l'età.
Allora, il progetto nasce trasversale per tutte le età, cioè questo è un progetto che cambiando determinati tipi di argomenti e rendendoli più accattivanti va bene dall'asilo alle superiori a qualsiasi età e anche a qualsiasi contesto, perché va bene anche in un'associazione sportiva, perché la raccolta del dono fa bene a tutti, ok? Ed è stimolante per tutti. La maggiore difficoltà io non l'ho trovata nei ragazzi, anzi loro mi hanno sorpreso. Anche ieri ero con i ragazzi della Big Picture e veramente ogni giorno imparo tantissimo da loro e condividiamo e ci confrontiamo, come ho imparato tantissimo dai bambini della scuola elementare, della San Domenico Savio e della San Pio, e che magari mi staranno anche guardando. Io saluto tutti quanti, anche tutti i genitori che mi hanno appoggiato e i docenti. Non ho trovato difficoltà in questo perché per fortuna so ascoltare, so avere pazienza e la vita mi ha insegnato, no? La difficoltà rosa è nella struttura, nella burocrazia della scuola. Lì è difficile. Io non sono riuscita ad entrare in una scuola statale e mi auguro invece che presto questo progetto veramente diventi una best practice, perché è giusto. E mi auguro di poter condividere questa passione e di renderla viva in tutti i docenti. Io ho una mia amica e mi confronto spesso con le mie amiche maestre che mi hanno aiutata, no? Come Caterina, come Cristina, come Maria, che veramente mi hanno fatto capire tanto. E la difficoltà è stata questa, la burocrazia, come in tutte le cose, no? Per gli imprenditori oggi è la burocrazia che ci ammazza. Speriamo che veramente. Senti, Passi Francesca, tutto questo. hai un minuto, in questo Sì. minuto vorrei chiederti, hai scelto i ragazzi per insegnargli il dono, perché tu pensi, perché questa necessità, cioè da che cosa è nata questa idea, È questo nata need? dall'ascolto e dall'esigenza che io ho sentito nei professionisti del fundraising. Non c'è Ok. cultura del dono. E Senti, io. soprattutto l'ultima cosa, Rosa, noi dobbiamo veramente fortificare il futuro e non dobbiamo permettere che i nostri ragazzi facciano i nostri errori, dobbiamo allenarli a questo, perché lo dicono i pedagogisti, lo dice lo studio, la scienza e i numeri. Loro imparano adesso, in questo percorso della scuola. Ed è un bene comune che va condiviso e va cresciuto. L'ultima slide è bella, se la puoi mandare, perché è una valanga in lontananza con un prato ricco di fiori. Perché? Perché Sì, questo l'ho progetto. mandata già mentre tu parlavi. Ah, scusatemi, perché questo progetto proprio vuole la crescita. Io adesso ringrazio Vale, che è stato scelto dai ragazzi per essere il nostro ambassador, e poi Fabio Pirola, che è la scuola, la Big Picture Learning School, che già è avanti con questo metodo di insegnamento. Ciao a tutti e Grazie grazie a Francesca, vorrei chiedere. tutte le scuole che vogliono fare la differenza e crescere insieme veramente. Basta che ti contattano su LinkedIn e Francesca sarà subito lì all'ascolto. A questo punto io darei la parola al tuo amico, posso dire, no? Pirola, giusto? Fabio. Preside Pirola, eh. È preside, fondatore, direi, anche, vero? Meravigliosa, con dei ragazzi meravigliosi. Ciao Fabio. Ciao Francesca. È un po' un pazzo, no? Alberto Giusti ha detto questo pazzo che ha fondato una scuola. C'è anche Valentino. C'è anche Valentino, giusto? Ciao, Hai un ci segno? sono. Ciao Fabio, ciao Franci, ciao Rosa, Guarda che c'è grazie anche Cristian che ci guarda. mille. Che bel team. Allora, questo è un talk che mi entusiasma molto. Fabio, ieri ci siamo fatti una chiacchierata e io devo ringraziare Francesca perché non conoscevo questa scuola Big Picture, che spero possa arrivare anche al sud a questo punto, perché da quello che ho letto sul sito siete, ecco, direi esplosivi, nel senso che cercate di cambiare il passato, cercando di
incrementa l'innovazione, ma tenere, cioè dire, la preparazione agli studenti che vi viene imposta dal MIUR. Ora, Fabio, voi avete accettato e avete introdotto questo progetto nella vostra scuola. Qual è stato il risultato? Ma il risultato, devo dire, è stato in alcuni casi straordinario, okay? Nel senso che ci ha permesso di avere in mano uno strumento per gli studenti per dimostrare a loro che avevano delle competenze, okay, per fare delle grandi cose. Perché molto spesso gli studenti impattano con la difficoltà dei contenuti della scuola e sembra che tutto venga valutato solo ed esclusivamente sui contenuti. Invece nel caso proprio di quello che sta facendo Francesca, gli ha permesso loro di mostrare quelle che sono le soft skill, che ormai sono gli elementi fondamentali che ricercano le imprese, ma non solo le imprese, anche nella vita quotidiana, insomma, anche organizzare un viaggio, una vacanza con gli amici richiede questo tipo di competenze che sono assolutamente fondamentali. E quello che ha portato Francesca è stato veramente un percorso, un'esperienza che in alcuni di loro gli ha dimostrato quanto veramente valgono. E naturalmente, come ben sapete, quando si ha un'immagine poi differente di sé, insomma, esplodono poi tutte le forze che hanno dentro, le potenzialità che hanno i ragazzi. Fabio, una domanda. Il bambino o la bambina che è più difficile, no? Perché magari sono quelli che poi hanno un'intelligenza molto più viva, siete riusciti a coinvolgerli in questo progetto oppure si sono visti ancora come lontani dal loro mondo di essere bimbi? Allora, nel nostro caso non sono bambini, nel senso che sono ragazzi dai 15 anni in su. Scusami, hai ragione, sono geni. Li chiamerei più che altro adolescenti posseduti dal demonio, perché tendenzialmente sono così, e a noi piacciono anche così, nel senso che più degli insegnanti ogni tanto mi sembra di essere un esorcista, ok? Però è il loro bello, nel senso che noi trasformiamo questo tipo di energie e quindi, insomma, abbiamo avuto, cioè naturalmente c'è, è come ci fossero delle varie, come si dice, delle varie sfumature, c'è chi viene più coinvolto, chi viene meno coinvolto. Assolutamente passivo non ho avuto praticamente nessuno studente, in particolare loro si sono presi benissimo quando hanno visto sostanzialmente che tramite una serie di passaggi, di attività, di contatti con gli imprenditori sono riusciti, per dire, a toccare un elemento che era comodo per la loro vita quotidiana e comodo anche in realtà, cioè comodo in realtà un elemento che ormai è fondamentale, quella di sostenibilità. Di cosa sto parlando? Di ottenere da degli imprenditori delle borracce da utilizzare tutti i giorni semplicemente a scuola, con il marchio della scuola, col marchio dello sponsor, insomma, cioè, comunque una cosa carina, e abbiamo fatto comunque, ma l'hanno fatto loro questa cosa, cioè l'hanno toccata con mano e adesso hanno in mano una borraccia e soprattutto abbiamo meno plastica che gira, perché io tutte le sere volavano cazziatoni, ok, per dirla con un termine molto, molto slang, perché eravamo in aula e c'erano puntualmente queste bottigliette in ogni angolo. Quindi ha incrementato anche un senso di appartenenza alla scuola e è puntato il dito anche sulla sensibilizzazione degli adolescenti. Scusate se vi ho chiamato bambini. Pertanto tu consiglieresti questa esperienza anche ad altre scuole. Infatti c'è Lucrezia Ferrari che dice: è replicabile? Quindi, beh, direi sicuramente sì. Valentino mi ha anticipato. Qual è, l'ultima domanda, c'è stata qualche difficoltà nel comunicare in modo diverso con gli adolescenti? Perché comunque Francesca ha introdotto un nuovo metodo, oppure voi che siete già una scuola all'avanguardia, in realtà i vostri studenti sono abituati? Ma allora, abituati è una parola grossa, il problema è che bisogna naturalmente coinvolgere, secondo me questa è la parola chiave. Allora, prima cosa, partiamo dal presupposto che noi pensiamo che gli adolescenti siano dei ribelli, invece no, sono più abitudinari delle persone anziane, ok? Quindi smuoverli dalla loro cuccia, dalla loro tana è difficilissimo. Qui in realtà io posso solo dire che Francesca ha fatto tutto da sé, perché lei è arrivata con un'energia straordinaria, li ha subito coinvolti, li ha subito fatti sentire importanti,
che in realtà lo sono, solo che loro molto spesso non ne hanno questo tipo di percezione, e purtroppo diciamo che il percorso standard tradizionale, i programmi, le linee guida, queste cose fanno fatica a coinvolgere gli studenti. Quindi c'è stata questa cosa. Logicamente la parte sempre più complicata è dover riuscire a trovare, a grattare del tempo rispetto al fatto che noi gli studenti li dobbiamo portare comunque gli esami di idoneità, perché noi siamo una scuola, ma siamo una scuola non paritaria, per avere più libertà possibile. Quindi per noi è stato anche più facile in realtà grattare questo tempo dalla parte contenutistica per dedicarlo a una parte invece che si lavorasse molto di più sulle competenze degli studenti e sulla loro valorizzazione. Questa è stata la parte più difficile. Io devo dire, ho uno staff straordinario che lavora benissimo, sia sulle educatrici. Io ho un'educatrice, un educatore ogni 15 studenti, che riescono a armonizzare questa cosa e riesce a dare poi quel pezzo in più agli studenti, nonché un vicepreside fantastico che riesce a tagliare i pezzi e organizzare tutto il tipo di attività. Naturalmente però c'è stata una consapevolezza di staff, una cosa che per noi, cioè, questa cosa perché in realtà è parte naturale della nostra attività scolastica, cioè ci siamo semplicemente incontrati. Poi ci siamo incontrati perché siamo matti uguale, ok? Quindi automaticamente era a bordo. In realtà poi dal punto di vista formale, perché sviluppare le capacità imprenditoriali e soprattutto noi, lei parla del dono, noi molto spesso parliamo di generosità o addirittura coraggio con gli studenti, ok? È una competenza che noi vogliamo e che a volte addirittura noi tendiamo a dire, ragazzi, se non volete essere generosi, forse siete nella scuola sbagliata. Va bene, Fabio, grazie per la tua testimonianza, per averci dedicato questo tempo. Spero di poterti incontrare un giorno quando l'Italia sarà libera di muoverci. Ah, aspetta, Lucrezia ci chiede, ma questa scuola come viene individuata, connotata, non è pubblica, non è privata? Mi piacerebbe sapere meglio di che tipo di scuola e com'è nata. Beh, forse ti posso dire, cara Lucrezia, che puoi trovare tutte le informazioni sul sito Big Picture Learning, troverai le informazioni di questa scuola. Adesso io do la parola a Valentino. Ciao Valentino! Ciao a tutti, come state? Bene, bene, buongiorno! Valentino passa da una conferenza telefonata all'altra, cioè... Sì, guarda, oggi è stato incredibile perché sorridevo mentre ci stavo pensando, perché ho avuto alle 10:30 ero in una call su Google Hangout, alle 11:30 una call su Microsoft Teams e ora andiamo a fare questo incontro su Zoom, e quindi oggi è stata una giornata di multipiattaforma incredibile. Ho temuto per un istante che ti fossi dimenticato di noi. Del resto, voglio dire, Valentino, tu hai ben 27 anni, sì, e sei inserito nella lista dei 100 italiani under 30 più influenti nel mondo per Forbes Italia. Sì. Hai anche fondato Humans to Humans, società internazionale di corporate. Nel 2017 sei stato anche scelto da Barack Obama, sì, tra i 300 civic leaders del mondo per l'impatto civico generato. Quindi è normale che tu sia comunque super impegnatissimo e fai questo. Scusate, c'è il sottofondo di mia figlia che ogni tanto viene, io non a scuola. No, ma non venire qui. A dopo. Allora, Valentino, sì, parlaci un po' di tue, mi hai dato il titolo, no? Esseri umani nell'era digitale. Sì, e per farlo è un po'... questa sarà un po' la domanda alla quale tutti dovremmo fare una riflessione e risponderci nell'immediato presente, non solo nell'immediato futuro. Perché quello che stiamo vivendo in questo momento, no, di quarantena, ci porta a essere tutti super iperconnessi, ad avere durante la giornata un bombardamento di informazioni, nozioni, incontri, possibilità di fare, di incontrare, di guardare cose. E questo boom digitale ci deve portare a rifletterci se o meno
e quanto conta essere umani in quest'era digitale. Essere umani nell'era digitale significa che non dobbiamo assolutamente perdere quella che è la nostra condizione di vivere, relazionarsi, creare idee, creare valore, scambiarsi conoscenze, e per farlo il digitale in questa fase deve essere percepita come uno strumento, non come la base, al di là dell'incontro tra le persone. L'incontro tra le persone è vitale, il futuro del lavoro sarà influenzato da un maggior apporto del digitale, ma non sarà univoco, cioè tutti quei lavori che andranno a necessitare di quelli che sono l'incontro fisico tra le persone, il modo con cui le persone si relazionano, il modo con cui due persone si guardano, la stretta di mano, un abbraccio, per tutti quei lavori per cui una stretta di mano o il guardarsi sarà determinante per costruire un rapporto di fiducia tra le persone, quei lavori rimarranno stabili. E la scuola farà i conti con quello che è il titolo, no? L'essere umani dell'era digitale, perché chi più della scuola dovrà lavorare su questo tema? Chi più della scuola andrà a occuparsi della formazione di quelli che sono i nostri figli e di quelle che sono poi i leader del futuro, le persone del futuro, i lavoratori del futuro, i manager del futuro, gli impiegati, gli operai, tutte le persone che arriveranno dopo di noi. Ecco, noi in questo momento abbiamo una responsabilità enorme di dover guidare questa trasformazione, di dover guidare questo tempo. E questo tempo lo si guida, e vi voglio far vedere dei dati. Ho preparato una presentazione dove vi do proprio dei numeri reali su quelle che secondo me saranno un po' le risposte alle quali dobbiamo rispondere. La mandate voi la presentazione o la mando io? No, la dovresti condividere tu con share screen. Okay. Ok, perfetto. Allora, adesso vi condivido una presentazione, però l'idea è quella di partire dai numeri e dal porsi che ruolo avrà la scuola in un immediato futuro, e soprattutto come la scuola avrà un impatto anche nel presente. Perché vi do un dato ulteriore: i ragazzi tra gli 8 e i 26 anni sono, in qualche modo, crescono per l'85% del loro tempo, crescono con persone che non sono i loro genitori. L'85% del loro tempo, cioè chi trasferisce a loro la percentuale più importante della loro conoscenza, del loro sapere, della loro educazione, sono i loro coetanei e sono i loro professori. Per cui la scuola non ha solo il ruolo di spazio, ma avrà un ruolo fondamentale in quello che è anche il trasferimento di quelle che sono tutte la diffusione di, appunto, conoscenza e educazione. Ora non so se voi vedete lo schermo. Sì, dovresti ingrandire le slide, metterle sì. A tutto schermo. Ora lo vedete a tutto schermo. Giusto? Perfetto. Sì, okay. Sì. Parto da una domanda. Chi non ha visto mai il bagliore degli occhi di un bambino quando gli è stato chiesto che cosa voleva fare da grande? Questa domanda anticipa un rapporto editoriale dell'OCSE dal titolo Building for the Future. Questo rapporto si intitola così perché risponde esattamente a quello che chi studia la scuola, chi studia il sistema, chi studia la politica, chi studia soluzioni che poi tutte le scuole devono adottare, ha inserito come rapporto principale di quello che deve essere la costruzione di quello che servirà dopo. Vi do due dati. Nel 96 il numero degli studenti che uscivano dalla scuola superiore e si iscrivevano all'università era il 14% del totale. Oggi tra il 2017 e il 2019 non è invariato questo dato, siamo al 41%. Il governo italiano spende ogni anno circa il 4% del PIL
in educazione, sul mondo della scuola. C'è da chiedersi se questo 4% sia sufficiente o non sia sufficiente. E la seconda domanda che dobbiamo chiederci è se dovesse essere sufficiente il 4%, come possiamo andare a ottimizzare la spesa nella scuola? Che cosa servirà a finanziare affinché la scuola sia migliore per avere poi dei ragazzi che hanno delle competenze e delle conoscenze diverse e quindi attuali con i trend del mercato? Vi do un altro dato. Degli studenti universitari, i maschi sono il 35%, le donne sono il 50% della totalità degli studenti universitari. Ma la media OCSE, la media europea, ha una media del che dice che i maschi sono il 43% e le donne il 55%. Cioè noi, rispetto a tutti gli altri paesi europei, abbiamo un gap troppo alto rispetto a quello che è il trend europeo. Vuol dire che siamo un passo indietro, vuol dire che abbiamo troppi studenti che decidono di non continuare nell'università a fronte del costo universitario in Italia più basso di tutta Europa. Questo significa che gli studenti non riconoscono, almeno non la totalità degli studenti, ma gran parte degli studenti non riconoscono nel sistema di formazione italiano la risposta al bisogno di futuro, che sia professionale o che sia di tipo imprenditoriale. Vi racconto, e qui entriamo poi sul tema del fundraising, e vi faccio vedere queste due slide, facendovi vedere da una parte Fedez e la Chiara Ferragni, dall'altra parte Lady Gaga. La cosa in comune tra loro tre è che non sono laureati, o che nel momento in cui tutte e tre queste persone sono arrivate a ricoprire una loro posizione dominante nel mercato, e per il motivo per il quale non conosciamo, tutti e tre non hanno una laurea. Ciò significa, e c'è bisogna farci la domanda, sono quindi persone non competenti? No, non è vero, sono molto competenti. Chiara e Ferragni hanno raccolto 3 milioni di euro con dei post pubblicati, delle storie per l'emergenza. Lady Gaga ha raccolto oltre 127 milioni di dollari da un concerto per l'emergenza coronavirus. Questo non significa che l'università non sia importante, al contrario, l'università è molto importante. La riflessione sul quale io voglio portare attenzione è: cosa serve formare? Serve aggiungere qualche competenza trasversale da formare in più? Il fundraising, che non è una materia di insegnamento tradizionale, può essere considerata però una skills secondaria da trasferire? Perché questo diventa una risposta che dobbiamo dare se questo 4% di spesa nell'educazione debba essere maggiorata, quindi bisogna investire di più anche per soft skills, oppure far rientrare all'interno di questo 4% anche dell'investimento in soft skills. Perché sempre nel rapporto che vi dicevo in apertura, che cosa succederà nel 2030? Che cosa servirà per formare? Perché secondo i dati di studio che noi abbiamo a disposizione, e tutti questi sono dati certificati e certificabili, servirà nei paesi dove il livello di educazione, nei paesi europei, serviranno circa 1000 ore a docente da formare per il livello di preprimaria, oltre 790 ore per la formazione a livello primario e 712 ore per il livello secondario, fino ad arrivare a 600 ore per l'università. Significa che il ruolo del docente sarà predominante nella formazione in classe vis-à-vis sulle classi minori rispetto a quelli maggiori.
Cioè che la parte di formazione, cioè il tempo che noi dobbiamo impiegare attraverso un docente che trasferisce a noi conoscenza, man mano che passeranno gli anni, questo numero di ore di docenti che andranno a formare studenti diminuirà in modo costante. Quindi nel 2030 che cosa succederà se questo trend verrà confermato? Se le ore passate in classe non saranno più 600 ma 300? Non dobbiamo perdere la qualità della formazione che in questo momento è altissima in Italia, perché l'Italia è uno di quei paesi che più sa formare studenti sui contenuti, ma manca un gap, ma manchiamo completamente su quello che riguarda l'insegnamento e il trasferimento di competenze secondarie e di competenze legate al mondo dell'impresa. Grazie, ho finito. Allora, Valentino, io stavo, scusami, mi ero distratta per una domanda, più che altro un'osservazione. Migliorare la scuola vuol dire prima cosa formazione più avanzata degli insegnanti e verifiche di controllo qualitativo degli insegnanti e possibilità di ricambio continuo e basta 3 mesi estivi di non servizio scolastico, meglio adeguarsi all'Europa, che siamo in Europa. Prima di tutto col sistema educazione e formazione. Ma guarda, io ti rispondo Lucrezia, io sogno, o meglio, il mio obiettivo, non sogno, il mio obiettivo è diventare premier nel 2029. Ho 9 anni davanti per farcela. E se devo partire da un settore che conosco bene, è il settore della scuola. Io credo che bisogna ridisegnare quello che secondo me è il modo con cui noi andiamo a prendere i nuovi docenti. Forse dico qualcosa di impopolare, però io credo che se il lavoro del docente, come il lavoro del maestro, come il lavoro dell'infermiere e del dottore, siano lavori che per essere svolti non basta essere competenti in, serve la vocazione. Se tu hai la vocazione per essere docente, perché hai quella cosa dentro che ti permette di trasferire qualcosa agli altri, allora quella fa la differenza. E per allenare la vocazione serve che se tu vuoi diventare docente, e io ti devo formare anche su quelle che sono le competenze, ma io devo chiedere da te anche delle competenze, a me piacerebbe che la nuova leva dei docenti, per essere considerato un docente, debba aver fatto almeno 6 mesi di esperienza professionale in una qualsiasi azienda e 6 mesi di esperienza professionale all'estero. Non perché voglio che il docente vada in azienda o voglio che il docente vada all'estero, ma semplicemente perché il docente ha, proprio perché è quella figura che sta per l'85%, ed è per l'85% la persona che trasferisce competenze e educa i ragazzi nei comportamenti, debba avere anche la conoscenza di quello che succederà dopo gli studenti fuori dalla classe. Perché altrimenti, se abbiamo docenti che non hanno mai avuto rapporti con aziende e non sanno come funziona la vita in azienda, e docenti che non hanno mai viaggiato e non conoscono una lingua straniera e non hanno nemmeno l'idea di come si costruisce una relazione con una persona estera, e non parlo delle vacanze che si passano all'estero, parlo di vivere in un territorio e prendere la cultura di un paese straniero, allora se manca quella cosa lì, nessun docente potrà mai trasferire al 100% la voglia di mondo e di relazione nel mondo che e abbiamo ora la possibilità per farlo. Bene. Senti, volevo chiederti, Valentino, sì. Tu sei ambassador, come ci ha detto Francesca, e hai accettato questo ruolo, no? Qual è stato il motivo per cui hai intrapreso questa strada? Guarda, io intanto sono onorato di essere stato anche il punto di unione tra Francesca e Fabio. Questo
Questo perché supporto Fabio da quando loro sono praticamente nati e supporto Francesca da quando è nato il progetto Kids Raising, da quando è nato. E al di là dell'essere ambasciatore di Kids Raising, ma come per Big Picture, serve che anche mondi nuovi e modi di fare didattica in un modo non tradizionale, mondi nuovi, vengano supportati da chi nel mondo della scuola lavora per, come me. Io lavoro per la scuola. Non me ne frega che sia pubblica, privata o sia un progetto sperimentale. Io lavoro per la scuola. E quello che fa Francesca e quello che fa Fabio è scuola. Trasferisce delle competenze, trasferisce della conoscenza, coinvolge altre persone nel far del bene e soprattutto crea impatto sociale e valore sociale. Il mio impegno, da ragazzo di 27 anni che ne dimostra 45 per esperienze passate e barbe e capelli che ho, mi obbliga a impegnarmi nel supportare i loro progetti di formazione, di scuola ed educazione. Se io posso, attraverso la mia rete, attraverso le mie le relazioni che ho costruito in questo tempo, attraverso le mie conoscenze, attraverso quello che ho costruito io, posso essere un acceleratore per i loro progetti, io ho l'obbligo di farlo, ho l'obbligo morale di farlo, perché seppur non sia un educatore, non sia un insegnante, io ho la vocazione nel migliorare quello che può essere l'educazione per gli altri. Tu hai parlato prima di due personaggi, che comunque di Fedez, insomma, di tutto quello che della popolarità che ha avuto anche grazie alla sua raccolta fondi. Hai messo anche in rilievo che comunque non sono persone lavorate, ma si sono ritagliati uno spazio nell'economia. Cosa consiglieresti agli studenti che hanno voglia di percorrere la stessa strada? Allora, devono trovare il loro perché, devono trovare la loro motivazione. Essere come gli altri non è la strada. Io non potrò mai essere Chiara Ferragni. Posso impegnarmi per quello che so io nel raggiungere un obiettivo che possa soddisfare me a seconda delle mie competenze. Però, a mio avviso, e questo è anche quello che io faccio con Humans to Humans, noi abbiamo una community che abbiamo chiamato Role Models to Impact, che è un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 35 anni che sono riconosciuti nel mondo per il loro impegno sociale. E noi portiamo loro nelle scuole insieme agli influencer. Cioè portiamo un ragazzo, ad esempio Andrea Muzzi, 20 anni, campione mondiale di memoria, 6 Guinness World Record. Noi portiamo Andrea nelle scuole e nelle aziende insieme agli influencer, tipo Ciccio Gamer di turno. I ragazzini non conoscono Andrea, conoscono Ciccio Gamer. Certo. Perché è più conosciuto. Ma se noi li portiamo insieme, noi stiamo dimostrando che due coetanei che hanno del valore, perché Ciccio Gamer ha il suo valore, Andrea ha il suo valore, possono parlare insieme. I primi sono role models, gli altri sono influencer. Se noi riusciamo a far diventare gli influencer role models e i role models influencer, abbiamo creato un qualcosa per cui tutti ricevono degli input per il quale, che figata, io voglio essere come quello lì. E se un ragazzino prende ispirazione da chi studia, da chi impara, da chi crea qualcosa di nuovo e utile per gli altri, è molto più probabile che avremo una generazione che sia avvocata, che abbia una vocazione verso lo studio. Vi faccio vedere una cosa, questa è una chicca. Io ho l'autografo di Barack Obama e ce l'ho sempre con me sulla scrivania. E ricordo il giorno in cui lui mi firmò l'autografo e ricordo le parole che lui mi disse. E lui disse, qui in Obama Foundation, noi non lavoriamo per finanziare i progetti, noi lavoriamo per farvi incontrare persone che sono acceleratori dei vostri progetti, persone con le quali voi dovete condividere idee e condividere la vostra conoscenza con l'obiettivo di avere un impatto nel mondo nel modo più forte possibile.
Cioè, creare rete tra persone che generano valore sociale, farà la differenza. Questa è una bella vision che hai appena detto, sicuramente da condividere e fare nostra. Scusami, Valentino, tu hai parlato di due professioni, di influencer, giusto? Vogliamo dire chi sì. Che cosa fanno e come si diventi ad assumere questo ruolo? Allora, i role models noi li andiamo a selezionare in base ad attività che loro fanno. Vi faccio magari, vi apro magari una presentazione per farvi capire chi per me è un role model, no? Gli influencer invece sono quelle persone che sono seguite da milioni di persone, e proprio perché sono seguite da milioni di persone noi andiamo a responsabilizzarli e andare a lavorare con loro su quelle che sono delle cose, il perché loro dovrebbero fare educazione all'esterno, raccontando la competenza per i quali loro sono influencer. Vi faccio vedere una roba proprio rapidissima. Tra l'altro ricordiamo che io ti ho fatto questa domanda perché qualche mese fa, forse più di qualche mese fa, ha fatto notizia che un'università aveva lanciato un master per diventare influencer. Sì. È stato un po' preso in giro questa cosa di noci, ma perché questa necessità? Eppure io, che sono una persona curiosa, sono andata a vedere un po' cosa si studiava, no? Diciamo che quel master aveva solo il titolo di attrazione, ma in realtà era un vero percorso, perché gli influencer, come tu hai appena detto, hanno un ruolo sociale. Esatto. Ma infatti il nostro motto, come leggi, è... Per noi non è l'importante, it's not a matter of influencing, cioè non è l'importante il quanto tu influenzi, cioè, gli altri, no? Ma essere role model, essere considerati modelli di vita da altri. Cioè, per noi, quelli che sono i modelli sono, ad esempio, Cassia Moraes. Cassia è una ragazza brasiliana, 28 anni, lei... ed è la persona che per il Brasile, nazione Brasile, si occupa di coordinare il comitato esecutivo sul climate change. Okay. Kriti Sharma è una ragazza di 31 anni che lavora a Londra, lavora con Bill Gates, il principe Harry, su progetti di intelligenza artificiale per il bene e per lo studio di malattie mentali. Chiara Conni è una ragazza italiana che vive a Parigi, che si occupa di leadership femminile, che lavora sul tema della diversity e sul tema della violenza sulle donne, e supporta le donne vittime di violenza e sostiene, attraverso le aziende partner, dà dei fondi a queste donne per creare la loro impresa. Claudia Galimberti è una ragazza di 27 anni che ha tutte le certificazioni per costruire delle scuole sostenibili, e lei dedica il suo tempo in estate ad andare in Norvegia a costruire scuole sostenibili dal punto di vista architettonico. Ecco, questo è per Giuditta, 27 anni, va a lavorare, lavora per il CNR, sul centro di ricerca sullo scioglimento di ghiacciai. Ecco, per noi sono tutte queste donne e uomini di valore, poi io sono una persona che valorizza molto il ruolo della donna e il valore della donna su tutti quelli che sono aspetti di natura diversa, perché hanno un modo di pensare diverso dal nostro. Come lei si fa?
Flavia sul bullismo, e così ve ne potrei raccontare un sacco. Noi con Humans to Humans ci occupiamo di portare queste centinaia di gente di valore nelle scuole e raccontarla sui social, ovunque, perché sappiamo che loro generano un valore enorme e quindi vale la pena portarli al pari degli influencer. Se loro sono modelli di vita. Abbiamo 3 minuti, fra poco la regia ci chiederà il canale. Voglio solo chiedere a Francesca e a Fabio, no? Avete creato questa task force, come è nata, come vi siete conosciuti, qual è stato il vostro punto di unione? Allora Rosa, guarda, io fin dall'inizio, ed è una cosa che proprio anche cerco di trasmettere ai ragazzi, mi sono circondata di persone di cui sapevo le competenze, di cui ho imparato a fidarmi, e come ci insegna anche proprio Goleman, ho sentito e ho affinato l'empatia. Cioè con Valentino noi non ci conoscevamo veramente, ci conoscevamo sui social attraverso Expo, e quando io ho ideato il progetto gli ho mandato un messenger e gli ho scritto: e Valentino, io ho un progetto sulla scuola, posso parlartene? Lui mi ha chiamato, dopo 2 mesi ci siamo conosciuti e è diventato parte integrante per realizzare Kids Racer. Mi ha portato a Didacta, mi ha portato al Parlamento Europeo a Milano e mi ha fatto conoscere Fabio proprio nell'occasione di Didacta. E io ho visto Valentino e in uno speech meraviglioso del TEDx di San Marino, dove lui parlava dell'arcobaleno come la relazione, no? Ogni tanto siamo pioggia, ogni tanto siamo sole, dobbiamo creare l'arcobaleno. E questa è un'altra cosa fondamentale, l'importanza delle vere relazioni che hanno uno scopo di crescita, di condivisione, di visione per un fine di tutti, per un fine opportuno, per un fine giusto. Non dico buono, dico giusto per tutti. E quindi un po' come è successo con noi, dai Rosa, ecco, giusto, è come è successo con tutte queste persone. Noi dobbiamo però credere nel nostro futuro, credere nei ragazzi, insegnarlo e trasmetterlo. C'è una bella domanda di Deb, verso Valentino, sicuro. Perché si parla sempre di persone che hanno realizzato i loro progetti all'estero? E in Italia come mai si fa ancora difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la formazione, tra virgolette, non usuale nelle scuole? Guarda, non ero ancora arrivato, non vi ho presentato tutta la presentazione, ma nella nostra community ci sono persone che, soprattutto in Italia, hanno fatto gran parte della loro formazione e della loro esperienza. È comparso l'uomo nero, quindi si è impazzito. Ciao Francesco, grazie alla piattaforma Rinascita Digitale. Grazie Francesco. Ciao Francesco. Grazie. No, scusami se ti ho interrotto, ma i tempi... C'è una cosa che il professore Malerba, che è dell'Università di Bari, in un'intervista ha detto: il coronavirus ci ha riportato il rispetto del tempo nostro e altrui, ed è vero, passiamo il secondo. Io ringrazio Fabio. Non siamo mai stati così puntuali come sul digitale. Infatti, mai, mai. Grazie Fabio, grazie Valentino. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie Francesca. Grazie. Ciao. Alla prossima, ciao. Ciao a tutti.